Il Campobasso 1919 sbanca il difficilissimo campo di Sesto Campano nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia, con il più classico dei punteggi. L'11 di Farina mette una serie ipoteca alla finalissima di Coppa grazie alle reti di Pignataro e Velardi, da registrare la pessima direzione arbitrale di Giuliano Di Termoli, contestato da entrambe le società. Con le immagini passiamo alla cronaca. Prima azione degna di nota al 34esimo, quando Pinchera tira centralmente dal limite dell'area. Al 35esimo, bella punizione di Cecchino. Guerra para sotto la traversa e devia in angolo. Al 44esimo, il gol del vantaggio ospite. Pignataro lascia partire una parabola diabolica che inganna l'estremo difensore di casa. Sesto 0, Campobasso 1. Questo è il risultato con cui si conclude la prima frazione di gioco. Nella ripresa, all'ottavo, bolide di Mancini, Guerra ci mette i pugni. Sei minuti dopo risponde il Campobasso, cross di Di Chiro, Lepre alza sulla traversa. Passa un minuto e Lepre ha l'occasione del raddoppio, ma il tiro è ben parato dal portiere. Ancora un altro minuto, discesa di Conte sulla sinistra, diagonale che centra il palo. Al 16esimo annullato un gol al Sesto Campano per posizione irregolare dell'attaccante gialloblu. 19esimo, Pinchera solo davanti a Guerra, ma si fa ipnotizzare dal portiere ospite che sventa la minaccia. Al 24esimo, colpo di testa di Verrecchia, ma grandissima risposta di Guerra salva il risultato. Al 35esimo arriva il raddoppio del Campobasso. Cross dalla sinistra, grande stacco di Velardi che sigla il 2-0. 41esimo, altro legno colpito dal sesto, questa volta con Cecchino che con una girata timbra la traversa. Al primo di recupero in contropiede, scambio Zurlo, Lepre, Zurlo, con quest'ultimo che tira a colpo sicuro. La palla si infrange sulla traversa e rimbalza al di qua della linea. Finisce 2-0 per il Campobasso, il return match il 22 dicembre all'antistadio di Contrada Selvapiana.